Bentrovati, benvenuti ancora una volta naturalmente sul nostro canale, canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, corrispondente a Caffè TV 24, la nostra emittente che si vede un po' in tutta Italia, o meglio nel nord Italia, con diramazioni anche in Emilia Romagna e nelle Marche. Per quanto riguarda invece la nostra web, www.venetoglobe.com, potete trovare tutti i nostri servizi, le nostre chiacchiere, i nostri reportage in modalità on demand a partire proprio dalla giornata. E allora andiamo subito a vedere quello che è stato il weekend che abbiamo trascorso per voi sui campi da gioco. Cominciamo con il calcio, dove questo bellissimo stadio è quello di Jeddah, dove naturalmente si giocherà mercoledì in Arabia Saudita, vi ripeto, tra Juventus e Milan, la Supercoppa italiana. Ma prima della Supercoppa si è giocato e si giocherà la Coppa Italia. Questi risultati per il momento: Lazio batte Novara 4-1, Sampdoria-Milan 2-0 per il Milan, Bologna-Juventus 0-2 per la Juve, Torino-Fiorentina ancora uno 0-2 per la Fiorentina che passa, Inter batte Benevento 6-2, Napoli batte Sassuolo 2-0. Questa sera Cagliari-Atalanta, Roma-Entella per chiudere naturalmente il quadro della Coppa Italia con accoppiamento e nuovo turno. Si ritorna in campo venerdì con Palermo-Salernitana anche per quanto riguarda la Serie B. Sabato poi ci sarà Crotone-Cittadella per quanto riguarda le Venete e domenica derby tra Padova e Verona. Poi lunedì il finale con Spezia-Venezia. Anche in Serie C c'è l'attesa per recuperare, per ritornare in campo nel girone B. Si tornerà il 19 con Pordenone-Albinoleffe e Triestina-Rimini, ma non dimentichiamo nemmeno la Nerossi-Vicenza o Vicenza-Renate. Passiamo alla Serie D, si è giocato regolarmente, 19esima giornata ieri, girone C, questi risultati: Adriese-Arzichiampo 2-2, Chions-Montebelluna 1-1, Charlins-Muzane batte Cartigliano 3-1, Delta Calcio-Rovigo-Campo d'Arsego 1-1, Este-Tamai 3-1, Levico-Terme batte Clodiense 4-1, a Trento San Donà batte Trento 3-0, Union-Feltre batte San Giorgen 3-0, Virtus-Bolzano e Belluno 0-0. Quindi un pareggio per il Monte di Checco Feltrin. Adriese al comando con 39 punti, Arzichiampo e Feltre a 33, Montebelluna in mezzo alla classifica con 27 punti. Andiamo in eccellenza nel girone B, si è disputata la 17esima giornata con questi risultati: Mestre batte Liventina 2-0, Calvinoale San Giorgio Sedico 2-1, Eclisse Careni Pivigina Istrana 5-1, con gara già in possibilità di vedere on demand sulla nostra Veneto globe.com, cliccate, troverete la partita, gli highlights e le interviste. Giorgione batte Union Pro 2-1, Lia Piave batte Porto Mansuè 2-1, Real Martellago batte Treviso 7-1, Tombolo che perde in casa dalla capolista Luparense 3-0 e l'Union QDP che batte il Vittorio Falme che per 2-0 ha riposato il Nervesa. Luparense in testa in questo splendido campionato a 42 punti, seguita da vicino dalla Lia Piave con 41 punti, dal San Giorgio Sedico e dal Mestre a 36. La promozione, girone D, 17esima giornata: Favaro Cornuda 2-4, a Spresiano Caorle batte Lovis Spresiano 1-0, Noventa batte Giulia Sagittaria 6-0, Porto Gruaro batte Opitergina 1-0, si conferma il Porto Gruaro senza sconfitte in vetta alla classifica, non molla il Prodeco Montello che liquida il Conegliano per 2-1, Vazzola Fontanelle 0-0, Vedelago batte Sinistra Piave 2-0 e a Villorba batte Fossalta Piave 2-1. Questa è la prima tranche per quanto riguarda il calcio, domani le altre gare. Per quanto riguarda invece il basket, andiamo subito a concentrarci sulla TVB Basket Treviso, serie A2 quindi maschile. Si ritorna alla vittoria contro Ferrara in trasferta per 98-72, una gara che serve per riprendere a correre e superare quella piccola crisi con conseguente taglio di Waynes che c'è stato la scorsa settimana. L'ex di turno Schwann è stato annullato dai trevigiani. Sentiamo l'analisi e la disamina sempre molto obiettiva della gara da parte di coach Max Menetti. Venivamo da un momento molto delicato, nel senso che venivamo da
da due sconfitte, soprattutto quelle in casa, che ci aveva lasciato ancora qualche tossina, soprattutto proprio a livello della nostra fiducia, in più con una settimana dove naturalmente il fatto della rescissione consensuale che abbiamo avuto con Malik naturalmente non è stata una settimana semplice, ma però l'ho detto, ci sono momenti durante la stagione, e di solito ce ne sono almeno tre, dove bisogna fare le cose insieme. Ecco, oggi abbiamo fatto una partita molto attenta, non ci siamo disuniti nell'inizio di grande energia di Ferrara, era una partita che temevamo perché naturalmente l'ingresso di due giocatori nuovi avrebbe dato grande fiducia e energia a Ferrara, invece devo dire la verità, oggi a parte qualche sbavatura che sono proprio soprattutto nella nostra mentalità, che ancora non è di una squadra che vuole diventare grande, perché continuiamo a fare errori gratuiti, ok? Abbiamo fatto una partita solida, soprattutto quello che siamo stati bravi a fare è stato, una volta che abbiamo trovato le due o tre cose che pensavamo ci avrebbero portato a vincere la partita, le abbiamo perseguite. Poi naturalmente questa squadra, quando trova un piccolo momento o ognuno porta il suo mattoncino, noi diventiamo naturalmente una squadra molto forte. Sono molto contento anche dell'apporto che hanno dato i ragazzi giovani in un momento non facile, e adesso noi dobbiamo solo pensare ad aver salute e pedalare. Questo Menetti, sempre obiettivo, vi dicevo, per quanto riguarda la sua disamina. Le altre squadre che seguiamo durante la settimana sono attentamente il Ponzano, del nuovo tecnico campagnolo, che purtroppo segna un'altra sconfitta in campo contro il San Martino di Lupari nel derby, ha perso 68-54. Anche la Rucker Sanve in Serie B ha in casa al Pala System di Saccon di San Vendemiano contro il Lecco, nella prima di ritorno ha purtroppo perso dopo aver comandato la partita per gran parte del match. Al photo finish l'ha spuntata Lecco per 85-83. Ritorneremo domani con le altre categorie. Sempre per quanto riguarda invece il volley, Imoco vittoriosa al Palaverde ieri sera contro Monza delle ex Ortolani, Adams, Hancock e Melandri. Vittoria per 3-1 che suggella una buona prestazione delle ragazze di Santarelli, che andiamo a sentire in sala stampa. Le immagini sono della società. Sì, abbiamo fatto due, secondo me, buonissimi set. Loro forse sono cresciute in maniera esponenziale poi nell'arco del match, col cambio di Bausch hanno aggiustato delle situazioni, ma secondo me non è solo il suo cambio, il cambio di Bausch, ma il fatto che hanno cominciato a difendere tanto, ci hanno preso un po' la sprovvista. Noi siamo stati il terzo set è il più falloso in assoluto, quindi è ovvio che se loro fanno tre errori noi otto e cominciano a difendere in quel modo, per noi diventa difficile. Ci siamo riequilibrati poi per il quarto set, nonostante fossimo sotto, i cambi hanno fatto bene perché forse le giocatrici non erano una come Casta o Raffa, non erano pronte a giocare una partita così lunga e tirata. Come stai? Tutto bene. Però dai, siamo contenti, una bella reazione, un bel quarto set, diciamo che è solo la prima delle sfide che faremo contro Monza, quindi diciamo che abbiamo portato a casa gara 1, dai. Anche se poi quelle che contano... Sì, saranno le altre, esatto. Hanno un peso diverso, no? Sì, esatto. Noi ci tenevamo a star vicini a Scandicci e Novara per provare ad essere tra le prime tre o ad ambire al primo posto. Loro sono una squadra molto molto forte e sappiamo che stanno crescendo tanto, vengono da un periodo molto positivo, hanno fatto 7 vittorie consecutive, l'ultima è stata una sconfitta in casa contro Busto, ma comunque hanno portato a casa dei punti, quindi è una squadra difficile da affrontare, quindi sono contento del risultato e dei 3 punti. Adesso però mercoledì sarà un'altra sfida. Avete subito un po' i muri di Melandri, ma ne vedo 3. Mela la conosciamo, sappiamo che è il suo fondamentale. Grazie. Migliore, quindi non ho avuto mai dubbi su questo, l'ho sempre ritenuta molto molto forte al muro, quindi questo è solo un numero, ma io so il suo valore, se questa sera avesse emulato di meno io sarei stato contento, ma avrei comunque saputo il suo valore, quindi... Questo Daniele Santarelli, ci scusiamo per le immagini, non sono proprio il massimo, però insomma sono state fornite dalla società e non le nostre immagini. Allora le nostre immagini invece domani vi proporranno Melandri in un'intervista proprio sul parquet e ci faremo raccontare da Melandri le sue sensazioni, sempre, sempre molto brava. Monza Conegliano la ritroveremo tra l'altro a Monza mercoledì perché varrà per la Coppa e quindi ci sarà questo filotto poi di partite proprio sempre con Monza. Ricordo che le finali si terranno
terranno il 2 e 3 febbraio a Verona. Chiedo alla regia se c'è la foto del commissario tecnico Mazzanti per parlare brevemente e velocemente della iniziativa che è stata presentata ieri pomeriggio alle terrazze di Villorba di Treviso per la nazionale italiana, la Repubblica Dominicana, la Serbia e gli Stati Uniti, che saranno appunto in un raggruppamento alla Zoppas Arena di Conegliano nel prossimo mese di maggio. Sarà un'occasione bellissima, perché sarà un'occasione speciale e particolare per rivedere ancora la Zoppas Arena masticare di pallavolo, di quella importante, di quella che serve, e naturalmente sarà una cosa, ieri c'è stata l'anticipazione di Mazzanti, è stata quella che ci saranno due nazionali. Mazzanti ha avuto l'ok dalla federazione, dalla FIPAV, per mettere in campo, per avere due nazionali, una nazionale A e una nazionale B. La motivazione serissima e giustissima di Mazzanti è stata quella che c'era questo tappo di gioventù che avrebbe potuto bloccare delle giovani interessantissime e lasciarle magari o perderle per strada. Quindi la possibilità di avere due formazioni italiane A e B, chiamiamole così, è una novità per quanto riguarda, ecco, il commissario tecnico Davide Mazzanti, che poi ieri sera ha seguito, tra l'altro a fianco alla nostra postazione, di LWF mia e di Silvia Giovanardi, a fianco a me appunto Davide Mazzanti. Bene. Questo per quanto riguarda il volley, lasciamolo e passiamo al Benetton, passiamo al rugby, perché sabato pomeriggio a Monigo altra splendida vittoria contro Agen per 38-24. I ragazzi di Crowley, al termine di una buona prestazione, hanno raccolto 5 punti importanti, servivano. Quello che lascia un po' l'amaro in bocca è che, insomma, con il senno di poi, questa sconfitta subita ad Agen potrebbe costare cara, nonostante una possibile vittoria anche a Grenoble nella prossima settimana, insomma, forse potrebbe non bastare, ma facciamo tutti gli scongiuri del caso. Andiamo a sentire Lazzaroni ai nostri microfoni al termine della gara. Sì, sono contento, è arrivata una buona prestazione da parte della squadra, anche se magari, se posso essere un po' critico nel positivo, forse sul 70esimo dovevamo non lasciarli dilagare un po' quei 5-6 minuti, ma potevamo, insomma, stringerli nel loro campo e lasciare il loro posto, però comunque complessivamente sicuramente una buona prestazione, anche come siamo usciti nel secondo tempo. Sì, ma vabbè, siamo contenti. Erano importanti i 5 punti da raccogliere, sono stati raccolti, adesso vi aspetta Grenoble. Sì, sinceramente la pressione di questa partita qua ce l'avevamo messa noi l'andata con loro ad Agen, che abbiamo buttato via un po' la partita, quindi ci siamo detti in settimana che 5 punti erano obbligatori e abbiamo raggiunto l'obiettivo di giornata, quindi siamo molto soddisfatti. I tuoi colleghi in conferenza stampa è stato detto che proprio è questa la forza del Benetton, quella di 5 punti ci volevano e sono stati raccolti. Sì, devo dire che quest'anno abbiamo una certa determinazione nel voler fare qualcosa, nel raggiungerlo, perciò siamo veramente molto contenti, anche per come, ti dico, lo ribadisco, come siamo usciti proprio nel secondo tempo, subito, nei primi 2-3 minuti, azione positiva, siamo andati a segnare, abbiamo messo il nostro momentum su un buon piede, no? C'era entusiasmo, c'era foga, c'era tutta positività, quindi sì, siamo molto contenti. Sono questi doppi obiettivi, insomma, da centrare e da raccogliere. Ah sì, assolutamente, assolutamente. Questo Marco Lazzaroni, in bocca al lupo, buona prestazione la sua, si è fatto subito notare in campo. Noi ci ritorneremo sul rugby, sugli altri sport che settimanalmente e giornalmente seguiamo per voi qui sul canale 95 di Caffè TV 24. Vi ricordo che questa sera intorno alle 22:30 ci sarà la telecronaca della gara tra Limoco Volley Conegliano e Monza, quindi campionato di serie A femminile di volley, quindi 22:30, subito dopo il programma sportivo, che parlerà anche della Luparense per la squadra di eccellenza che è in testa al campionato, a seguire appunto il volley. Noi ci risentiamo e ci rivediamo domani, sempre qui naturalmente per voi. A tutti buona giornata.